Buongiorno. Vi faccio un piccolo riassunto del nostro incontro con la Presidente. Noi abbiamo detto alla Presidente che condividiamo in pieno il suo obiettivo di dare più stabilità al sistema politico italiano. Se pensiamo in 75 anni, 67 mi pare, governi, in Germania erano 25, si vede che quasi ogni anno cambia il governo e tende di rifare tutto quello che è stato fatto dal predecessore, e pertanto capiamo e siamo convinti anche noi che si dovrebbe trovare una soluzione appunto per dare più stabilità. Se sia questo il premierato oppure, come in Germania, la sfiducia costruttiva, si può discutere. L'unico punto sul quale noi siamo molto scettici è il presidenzialismo. Soprattutto per noi autonomisti e minoranze linguistiche, la figura del Presidente dello Stato è molto importante, perché al di là di tutte di tutti i partiti politici che erano al governo, il Presidente dello Stato ci ha garantito che vengono rispettate le regole e che vengono rispettate anche i nostri diritti costituzionalmente garantiti. E penso, a prescindere dalla nostra situazione, penso che l'Italia abbia proprio bisogno di una figura come adesso è il Presidente Mattarella, che è un arbitro in certe situazioni di crisi dove sappiamo che anche la popolazione è completamente convinta, se è convinta di qualcosa in Italia, del Presidente dello Stato. Pertanto questo sarebbe l'unico punto dove noi diciamo che per noi toccare il Presidente dello Stato non sarebbe una soluzione che noi possiamo sostenere. Per il resto siamo aperti al confronto. Grazie. Buonasera a tutti. Non vado a ripetere quello che ha già detto la collega Unterberg. Abbiamo anche abbiamo condiviso l'analisi e la diagnosi, e abbiamo apprezzato che non ci è stata presentata una cura già predefinita, ma che è stata aperta la discussione come si potrebbe curare questo malessere, perché di malessere si deve parlare, dell'instabilità politica in Italia. Per cui il confronto è stato molto aperto e abbiamo sollevato anche la questione del bicameralismo perfetto, come impropriamente detto, o paritetico, che non funziona, perché non si tratta di bicameralismo. Sappiamo che ormai viviamo in un sistema quasi di monocameralismo casuale, come qualcuno lo definisce, e anche del rapporto che vediamo abbastanza alterato tra potere esecutivo e potere legislativo, che oggi come oggi non funziona così come a nostro avviso dovrebbe funzionare, perché il potere esecutivo per la maggior parte dei casi ha o sta svolgendo anche la funzione legislativa in questo paese. Infine, come minoranze linguistiche, come rappresentanti di regioni autonome dell'Alto Adige, Trentino Alto Adige, Südtirol e Valle d'Aosta, abbiamo anche chiesto un confronto su come ristabilire o ripristinare funzioni e competenze legislative che, anche in virtù di decisioni della Corte Costituzionale, sono state ridimensionate di parecchio. Grazie.